Radio Black Coffee. Oh, che succede? Buonasera porta a porta. No, buonasera porta a porta. Abbiamo qui il nostro consueto appuntamento del martedì pomeriggio. Argomenti interessantissimi quest'oggi, interferenze arbitrarie a discapito di radio di serie infima in diretta streaming. Abbiamo qui il nuovo ospite subito. Ecco, buonasera, diretta da il signor Janko e il signor Sifone. No, sono Ramsu, lui è Pitone, qua siamo a Radio Black Coffee. Radio Black Coffee. Volevo fare subito una domanda per il ghiaccio. Nella vostra relazione, chi è l'uomo e chi è il ricevente? No, non facciamo facili battute, comunque, dai. Ramsu prima hanno detto i politici che gli piaceva la mazza. Ragazzi, comunque mi state devastando fra ramsessualità e fascismo. Avete letto il mio libro su come cuccare, grazie ai nei? No, non ancora, però lo leggerò perché benissimo, sono qui abbiamo ospite a Porta Porta, nuovo ospite. Abbiamo qui un politico, un imprenditore italiano, detto cavaliere, efficienza, cavaliere, lavoro, conferito. Abbiamo qui Dodò dell'Albero Azzurro. Ma no! Ma non esiste Dodò, Dodò è un personaggio di fantasia. Bruno Mendo. Comunque io non mi aspettavo di essere così in diretta porta a porta. Si spara, ti spara. Siamo seri, un momento di giornalismo. La domanda riguarda la crisi, il deficit nazionale. Sì. Le domande direttamente ai sostenitori di Radio Carciofola d'Oro. Sì. Wow, bellissima Radio Carciofola, ci abbiamo pensato. Vorrei Carciofola, si chiama Black Coffee. Vorrei chiedervi che cosa ne pensate, visto la situazione di crisi. I tappeti persiani non hanno più il commercio, lo stesso commercio che avevano prima in Uruguay. Che cosa ne pensate? Ma guardi, io con tutto il rispetto, signor Bruno Vespa, però io penso che la crisi italiana sia una cosa complicata e soprattutto non c'entrano molto i tappeti persiani. Io supposto più i gatti. Cosa ne pensate di stuzzicadenti a F's delle gengive in Nuova Guinea? No, ma scusi, ma noi abbiamo un sacco di problemi politici, economici, perché dobbiamo parlare degli stuzzicadenti? Vedo che lei comunque dissente da questa nuova teoria Standard & Poor's. No, no, ma attenzione, questa cosa è di parlare di altre cose piuttosto che dei problemi nostri. È proprio un neo che abbiamo nella... È un neo che abbiamo, dicevo, nella... Io i nei non li ho mai avuti. No, no, ma non era una cosa personale. E allora faccia lei le domande ai nei. Faccia lei le domande. Stavo argomentando la mia risposta. E allora stia zitto, mi faccia parlare. Vabbè, mi scusi. Accendo il neon. Dicevo che le zeppe delle Spice Girls non si portano più, sono fuori moda. E vedo che lei dissente dalle zeppe. No, che ma io non porto le zeppe, c'ho delle scarpe normalissime. Silvio Berlusconi, indossate ancora zeppe di questo stampo. Un momento di alta giornalismo. Sì. Adesso il mio libro sulla pulizia delle ascelle, grazie ai nei. Ascelle al vento, il sottotitolo, scommetto. Benissimo, abbiamo qui un nuovo ospite. Buonasera, si chiama Alemanno, buonasera. Ah, l'abbiamo buonasera. L'abbiamo sentito prima, noi salutiamo. Nuovo ospite abbiamo qui, opinionista d'eccellenza, sempre se vuole. Allora, Bruno Vespa è sotto effetto di amminoacidi, c'è da dire questo. Bruno Vespa... Ci vuole fare qualche altra domanda, signor Bruno era Vespa? Più efficace con i nei, forse il fatto è che gli amo... Eccolo qua, il nuovo ospite, state zitti, mi piace. E ovviamente il nuovo ospite. Guardi, adesso è partita la sfida, adesso devo andare a ammazzare, per piacere ammazzate qualcuno. È arrivata una comitiva di ospiti. Per piacere ammazzare qualcuno di ospiti. Abbiamo qui il nostro presentatore, opinionista di fiducia, il modellino della nave Costa. Ah, ma no! Ma il modellino, buonasera. Guardi, la prendono tutti in giro questo modellino, basta. Buonasera, buonasera. Praticamente composto da due strati, cartoncino, scottino bianco, liscio, di terra, materiale espanso. Ma che ricorda molto il polistirolo espanso. Il modellino in scala naturale del capitano Schettino. Buonasera, buonasera. Non si fa, già l'avete massacrato sto povero. Piccolino, Schettino, tutti contro Schettino. Siamo seri. Siamo seri, allora si passa all'argomento numero 4 del nostro consueto appuntamento porta. Che ce n'erano stati tra i primi. C'erano stati almeno 5. Chiedo scusa, sono una persona che si lascia. Volevo fare una domanda che quanto riguarda l'economia del paese, una cosa. Sapevo che il nostro amico Sifone, che vorrei capire. Lei non so se lo sa, signor Bruno Vespa, ma Pitone ha vinto le Olimpiadi europee di matematica nel 2004. Molto preparato. Ce ne strapassa per le palle. L'età media di ammissione era 6 anni, si facevano le addizioni, però c'è un mio perché. Se permetti, posso fare una domanda. Certo, una domanda di economia, attualità, interesse mondiale.
male. Se una gallina e mezza fanno 9,5 ogni giorno e mezzo, quanto producono in 8 giorni? Una frittata dalle 1000 uova, forse, Bruno. Bah, potrebbe essere. La radice quadrata di 48? Ma come? Ma che domande sono, signor Bruno Vespa? Dai, per favore. Abbiamo ospite qui la radice quadrata di 48. No, buonasera, no, buonasera. Dai, ma che ostriale. Buonasera, prego, così si metta seduto, sia zitto e non faccia domande. E se 2 più 2 fa 4 e 2 per 2 fa 4, perché 3 più 3 è uguale a 6 e 3 per 3 è uguale a 9? Abbiamo qui ospite il numero 9. Buonasera, si accomodi. Buonasera. Avete letto il mio libro sulla matematica applicata ai nei? Sì, sì. Benissimo, adesso state zitti, mi becco un po' di applausi per me, grazie. Applausi, grazie. Basta applausi. Okay. Di nuovo applausi. No, dai, basta. Basta applausi. Vabbè, questo è andato. Dai, basta. Di nuovo applausi per me. No, no. E adesso, in base a queste ciance, dove avete presentato tutti questi argomenti immondi, lascio il film Gargarismi Indecenti. Gargarismi. Federico Fellazio. Buonasera. Io credo che sia ora di chiudere con Bruno Vespa, sì, perché questo freddo ha agghiacciato i neuroni e si è lasciato prendere dai Si è lasciato prendere proprio dai neuroni.